consentono chiaramente di instradare le nostre telefonate verso la telefonia mobile, partendo chiaramente dal concetto prettamente economico che fare telefonate tra due telefoni cellulari costa meno che fare telefonate tra telefonia fissa e telefonia mobile. Potremo in futuro estendere ulteriormente il concetto di abbattimento dei costi facendo riferimento alla DISA e consentire ad esempio ai nostri commerciali sparsi per il territorio nazionale di fare telefonate, che so, in Arabia oppure in Australia attraverso l'uso del loro cellulare, chiaramente prendendo come ponte il nostro centralino, ma lo vedremo in un successivo momento dove spiegheremo con più attenzione cos'è la DISA. Ritornando al nostro concetto, ritornando al nostro Portec, il nostro gateway in possesso è un gateway MV372 UMTS, consente di inserire all'interno due SIM. La Portec produce anche gateway con una SIM o con più SIM e si integra benissimo con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, abbattendo notevolmente i costi della telefonia verso la telefonia mobile. E che chiaramente va fatta, prima dell'acquisto, va fatta un'analisi a livello proprio di bollette telefoniche per vedere se converrebbe acquistarlo o meno. Ma passiamo subito all'analisi fisica del dispositivo. Ecco qua il nostro Portec, che fondamentalmente assomiglia a una scatoletta anonima. Dobbiamo collegarlo all'antenna data in dotazione con un cavo molto molto lungo, quindi come vedremo successivamente dall'interfaccia web, l'antenna va posizionata cercando di ottimizzare la ricezione del segnale. Per farlo dobbiamo utilizzare questo cavo lungo. Chiaramente più lo mettiamo fuori in esterna, migliore sarà il segnale di uso del GSM o, come nel nostro caso, dell'UMTS. La prima operazione da effettuarsi è capovolgere il nostro gateway e aprire il piccolo scomparto che consente chiaramente l'inserimento delle due SIM, dove possiamo in questo caso vedere i due alloggiamenti disponibili e i due pulsanti di reset. Dobbiamo prendere la nostra SIM e dobbiamo stare molto attenti su come inserirla e dove chiaramente inserirla. Quindi nel nostro caso abbiamo una SIM 3, quindi UMTS. Non dobbiamo fare altro, facendo riferimento al taglio posizionato verso la parte posteriore, infilarla, la SIM. A questo punto possiamo chiudere il nostro sportellino di utilizzo. Adesso ne abbiamo messi uno, però sui test ne metteremo due. E procedere al collegamento alla rete elettrica, chiaramente alla LAN, dell'intero dispositivo. Ecco il nostro Portec della sua vista frontale, abbiamo il collegamento dell'antenna, abbiamo lo spinotto di alimentazione e qui in questo caso abbiamo due porte, LAN e WAN. Nella nostra configurazione abbiamo settato il gateway affinché sia collegato alla nostra rete LAN attraverso la WAN, eludendo completamente l'uso della LAN. E poi abbiamo i quattro LED di stato, dove abbiamo il power, i LED relativi al VoIP 1 e al VoIP 2 che corrispondono chiaramente con le SIM di appartenenza e il link che rappresenta, è verde perché rappresenta il link fisico alla rete LAN. Procediamo subito ad un'analisi dell'interfaccia web e poi successivamente al collegamento col nostro centralino. Eccoci qui. Adesso possiamo finalmente mettere le mani sul nostro gateway Portec. Leggendo il manuale vedremo che l'indirizzo IP di default è il 192.168.0.100. Noi in realtà l'abbiamo già modificato e chiaramente dopo vi faremo vedere come modificarlo. Quindi accedendo direttamente all'indirizzo da noi modificato, che è il 101, ci troveremo di fronte alla richiesta delle credenziali di autenticazione, dove potremo continuare a usare quelle di default che sono VoIP 1, 2, 3, 4. È chiaro che dovreste cambiarle. Di fronte ci troveremo subito alla dashboard, dove viene identificato chiaramente il nome del dispositivo, la descrizione dei moduli installati, quindi da questo possiamo vedere che è un dispositivo di tipo UMTS, la versione del firmware, la versione del codec e tutti i contatti chiaramente dell'azienda. Passiamo subito all'analisi delle rotte.
Le rotte sono molto importanti perché sono quelle che consentono di instradare il traffico, in questo caso dal mobile alla LAN e successivamente dalla LAN al mobile. Quindi, andando su Mobile LAN, abbiamo la possibilità di creare 50 rotte. Nel nostro caso abbiamo creato delle rotte molto molto semplici, abilitando tutto il traffico dalla rete mobile al nostro centralino e abilitando chiaramente tutto il traffico dal centralino alla rete mobile, eliminando tutte le possibilità che dà il Portec e quindi usando Asterisk come totale controllore delle rotte. Quindi Mobile to LAN Setting e Mobile to LAN Speed Dial definiscono le rotte dal mobile all'asterisk. LAN to Mobile Setting vengono definite le rotte dalla nostra LAN al mobile. Per quanto riguarda chiaramente al sottogruppo mobile, possiamo analizzare lo status, dove per ogni singola SIM abbiamo la possibilità di vedere una cosa molto importante, che è la qualità del segnale. In questo caso abbiamo una SIM Vodafone con una qualità di segnale pari a 14 e abbiamo anche una SIM 3 con la qualità del segnale pari a 10. Un consiglio da darvi è posizionare adeguatamente l'antenna finché prenda un segnale minimo di 14-15 punti, altrimenti la voce, a parte il fatto che diventerà molto metallica, ma alle volte scomparirà. Per quanto riguarda il settaggio del mobile setting, qui avremo la possibilità di abilitare chiaramente la SIM o entrambe le SIM o solo una e andare a definire anche il gain del VoIP, sia di tipo trasmissivo che di ricezione e tutti quegli altri parametri molto legati alla SIM di appartenenza. Andiamo su Forward Agent. Forward Agent ci consente di utilizzare eventuali altri Portec per un eventuale bilanciamento del carico oppure addirittura per un eventuale, nel caso in cui ne trovasse uno di tipo busy occupato, potrebbe spostare il carico su un altro Portec. SMS Agent, avremo la possibilità chiaramente di inviare gli SMS. E in questo caso vi consiglierei di andare a dare un'occhiata al video tutorial 22, dove abbiamo collegato la possibilità di usare questo Portec insieme a un software di tipo open source che è l'OpenOffice per automatizzare il processo dell'invio degli SMS. Nel SIM setting possiamo andare a definire le impostazioni aggiuntive relative alla singola SIM. Pardon, e sul settaggio dell'operatore potremo andare attraverso andando a cliccare attraverso List, potremo avere la lista definita di tutti gli operatori che possono essere usati da quella SIM attraverso la procedura di roaming. Lasciamo USSD, andiamo su Network, Status, abbiamo a che fare su chiaramente la dashboard che ci consente di avere sotto controllo i parametri associati nel nostro caso alla WAN e in questo caso abbiamo definito la WAN come di tipo fissa, dove gli abbiamo dato l'indirizzo 192.168.0.101 e ricordiamoci che quello di default è lo 0.100, quindi una volta andati su quello di default dobbiamo cambiare con un indirizzo IP fisso. Abbiamo segnato la Netmask, il Gateway, il DNS Server e via discorrendo. Non abbiamo definito il settaggio della LAN. Altra cosa molto importante, sull'SNTP setting abbiamo definito i server primari e secondari da utilizzare per avere la possibilità di ricerca, o meglio, per avere il corretto tempo e data direttamente da questo server, che sono gli INRIM, che sono quelli nazionali. Ci portiamo successivamente sui SIP setting, quindi in Service Domain, sia per Mobile 1 che per Mobile 2 abbiamo la possibilità per ognuno di essi di settare tre differenti VoIP account. Quindi SIP account, in questo caso abbiamo segnato il 77 e il 75, abbiamo messo l'indirizzo del nostro asterisk con relativa password, ma che vedremo successivamente.
abbiamo la possibilità di vedere il port setting, dove sia per il mobile 1 che per il mobile 2 possiamo definire le porte, sia le SIP che l'RTP da utilizzare. Abbiamo la possibilità di definire il codec setting, una lista di la priorità dei codec da utilizzare, e abbiamo la possibilità di associare l'ID del codec, relativi sempre a quanto ho detto prima, e il DTMF, che è la possibilità di definire in pratica i toni. Lo stand setting non lo useremo, perché viene usato solo e soltanto se il nostro asterisk si trova sotto NAT, ma dato che all'interno della nostra LAN abbiamo definito il nostro asterisk e chiaramente il nostro portec, dobbiamo non utilizzarlo. Nell'update possiamo definire in pratica un upload di un nuovo firmware precedentemente ottenuto dal sito web del fornitore. Possiamo riportare il nostro portec chiaramente ai parametri di default, e qui in System Authority possiamo definire un'utenza chiaramente con una propria login e password per accedere al portec. Possiamo salvare chiaramente i cambiamenti ed effettuare il reboot. È chiaro che per ogni modifica apportata al portec non dobbiamo fare altro che salvare i cambiamenti, automaticamente verrà riavviato il portec per rendere operative ed effettive le modifiche apportate. Passiamo subito chiaramente a programmare e a configurare il portec affinché si possa collegare con il nostro asterisk. Procediamo subito alla configurazione del portec affinché si possa chiaramente collegare al nostro asterisk. Quindi andiamo direttamente sul nostro portec 192.168.0.101 con login VoIP 1234, password molto intelligente che hanno messo di default, e quindi accediamo. La prima cosa che dobbiamo fare è la definizione delle rotte. Come abbiamo detto in fase iniziale, noi non faremo altro che creare delle rotte molto molto libere, entranti dal portec direttamente ad asterisk e uscenti da asterisk direttamente sul portec. Cerchiamo di definire tutte le rotte basate sui numeri e sulle regole direttamente su asterisk. In pratica useremo asterisk come centralizzatore e poi il portec lo useremo come un vero e proprio gateway. Quindi in mobile to LAN setting dobbiamo andare a definire in 0, in position 0, che identifica la prima riga utilizzabile, come SID utilizziamo asterisco e come URL 501. Qui la cosa è un pochino strana, tra virgolette, perché noi dopo aver letto il manuale tecnico della casa e dopo aver letto chiaramente un sacco di tutorial presenti su internet di persone che hanno già prima di noi collegato il portec ad asterisk, in pratica abbiamo seguito i loro consigli e abbiamo inserito all'interno dell'URL il ring group presente all'interno di asterisk, ma non funzionava. Quindi abbiamo utilizzato questa tecnica, abbiamo creato una falsa selezione passante 501, dove inserendo la stessa selezione passante sull'inbound route presente su asterisk abbiamo creato una rotta proprio precisa dal portec all'asterisk, facendo sì che asterisk, all'interno di asterisk noi possiamo poi andare a creare tutte le regole del traffico chiaramente in uscita. Passiamo subito su, è chiaro che un'ultima chicca, nel caso qualcuno di voi trovi che questo sia sbagliato ce lo comunichi subito, provvederemo subito a modificare il video e chiaramente a mettere il nome della persona che ci ha dato indicazioni su come modificarlo. LAN to mobile setting, posizione sempre 0 perché deve identificare la prima linea, e andiamo a mettere asterisco cancelletto. In questo caso, dopo aver cliccato su add, verrà creata questa regola che non fa altro che dice praticamente al portec che tutte le telefonate provenienti dalla LAN da qualsiasi indirizzo devono essere chiaramente reindirizzate ed effettuate. Andiamo su status mobile e andiamo a vedere le due SIM che abbiamo inserito all'interno del portec. La prima ha una qualità del segnale pari a 13, la seconda qualità del segnale
pari a 14. Chiaramente sono un pochino scarse come qualità del segnale, perché ci troviamo all'interno di un palazzo antico. Dovreste pian piano posizionare l'antenna sempre verso l'esterno finché il segnale non si attesti su 18, sarebbe eccellente. Procediamo con la definizione del network e andiamo in One Settings. Ho detto prima che abbiamo definito i parametri direttamente sul One Setting, quindi andando a definire un indirizzo IP statico, chiaramente utilizzando come indirizzo IP l'indirizzo IP che meglio si adatta all'interno della propria rete LAN, la Netmask, il Gateway, il DNS Server 1 che corrisponde all'indirizzo IP dell'asterisk, e come DNS Server 2 abbiamo messo il DNS fornitoci chiaramente dal fornitore della DSL. Andiamo nella definizione del server Network Time Protocol, dove abbiamo definito i due indirizzi relativi ai server nazionali in RIM, che ogni 6 ore, come spiegato in questo caso, il sistema non fa altro che accedere a questi due server per ottenere data e orario precise. Subito su SIP Setting, su Service Domain, abbiamo in Mobile 1 definito come display name GSM1, username e register name 75, password, chiaramente una password da dichiarare, che chiaramente poi vedremo subito dopo, sia username e register name, dove andarlo a inserire all'interno della definizione di FreePBX. Domain server e proxy server 192.168.0.151, che è il nostro indirizzo asterisk. Mobile 2, stessa configurazione identica, ma la cosa più importante va definita all'interno di port setting, dove per quanto riguarda nel mobile 1 abbiamo definito una porta SIP pari a 5060 e come RTP port pari a 2000. Nel mobile 2 abbiamo definito una SIP port 5062 ed RTP port 2002, in modo da separare completamente i canali. Ed abbiamo finito, non ci resta che chiaramente andare sul nostro asterisk. In questo caso abbiamo un FreePBX ancora in fase di beta testing, perché lo stiamo appunto testando per vedere eventuali anomalie. Ciò non toglie che se vi trovate di fronte al vecchio FreePBX, la 2.9 e la 2.10, dovete andare nelle rispettive configurazioni per fare queste modifiche. Andiamo in connettività, in fasci, e andiamo a definire il fascio GSM1 e GSM2. Andiamo a considerare GSM1, dove andiamo a inserire il nome del fascio GSM1, andiamo a definire chiaramente, andiamo a scrivere il numero telefonico associato a quella SIM, andiamo chiaramente una SIM consente un numero massimo di 1 pari a 1 di telefonate, quindi maximum channels è uguale a 1, e subito andiamo a definire il trunk name che è GSM1. Nei peer details avremo host, type e qualify. Subito dopo andiamo nello user context, relativo chiaramente ai settaggi di ingresso, avremo 75, la password beable.2013 chiaramente è una password fittizia, la cosa più importante è che questi parametri devono essere identici a quanto visto precedentemente nel portec, nel SIP status. Service domain, quindi in mobile 1 abbiamo definito 75 e password, dovremo utilizzare le stesse proprietà. Alla fine, come context, dovete chiaramente identificare il vostro context definito all'interno di asterisk, e in host abbiamo l'indirizzo IP del nostro portec. In GSM2 chiaramente le cose cambiano, perché il fascio viene chiamato GSM2, outbound caller ID chiaramente è il numero telefonico associato alla SIM, maximum channels pari a 1, trunk name GSM2, stessi parametri di prima, tranne che la porta è la 5062. Chiaramente nel GSM1 non abbiamo definito alcuna porta, perché quella di default è la 5060. Andando avanti abbiamo che
sempre 77, stessi parametri utilizzati nel nostro service domain in mobile 2, pardon, abbiamo 77 e password che deve essere definito all'interno dello user context nell'incoming settings, quindi 77, username 77, password secret beable.2013, la porta molto importante 5062. Ora non ci resta che definire chiaramente le due rotte. Andiamo con outbound route e in questo caso ne abbiamo creata solo una, nonostante avessimo due SIM. Abbiamo creato una retta molto semplice, chiamata GSM, che va a considerare in pratica tutte le telefonate, analizza tutte le telefonate uscenti, quelle che iniziano con 3, le forza e le reindirizza attraverso il GSM1. Qualora fosse occupato o la SIM non fosse pronta, il traffico verrebbe indirizzato sul GSM2. Ed in ultimo andiamo a definire le inbound route. Inbound route che alcune aziende chiedono che non vengano definite per il semplice fatto che preferiscono tenere solo con rotte in uscita il traffico verso le SIM telefoniche. Io preferisco definirlo come inbound route per incrementare l'alta affidabilità del sistema. Immaginate ipoteticamente se dovesse andare giù la rete telefonica, quella fisica, che può essere Telecom, Fastweb, qualsiasi fornitore di servizio, chiaramente associata anche alla DSL, quindi eventuali numerazioni VoIP. L'unico modo che ha l'azienda per essere rintracciabile e per chiamare è attraverso la telefonia GSM, e con il port chiaramente sarebbe integrato completamente all'interno dell'azienda e tutti ne potrebbero usufruire. Quindi, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima, nel DIN number selezione passante posizioniamo il 501, che corrisponde al 501 selezionato nelle rotte mobile to LAN. Quindi 501, come chiaramente set destination possiamo mettere tutte le destinazioni che preferiamo. Nel nostro caso abbiamo messo una time condition con conseguente collegamento a chiusura uffici, però potreste anche mettere tranquillamente ring group, voicemail, eccetera eccetera. Prima di passare ai test sarebbe opportuno fare una visita in asterisk info per verificare effettivamente, e in questo caso ha avuto esito positivo, che sia GSM1 e GSM2 che 75 e 77 si siano registrati, chiaramente alla porta 5060 e alla porta 5062. Procediamo subito con i test. Eccoci per la fase di test. Il primo test che dobbiamo effettuare è chiaramente una chiamata in uscita. Abbiamo posizionato il nostro cellulare vicino al telefono. Dopo aver composto il numero telefonico, che in questo caso è il mio, e avendo posizionato la SIM del nostro collaboratore all'interno del Portec, vedremo che la chiamata viene effettuata e fra un po' dovrebbe squillare il mio telefonino. Eccolo qua, squilla. Possiamo procedere all'inverso, avendo chiaramente la chiamata già memorizzata, andando nelle recenti e andando a chiamare il telefono, o meglio, pardon, lo studio, l'ufficio. Eccolo qui. E risponde chiaramente la voce preregistrata. Rimanete in linea per parlare con il primo operatore disponibile. Vai, è partito subito la chiamata, quindi anche l'inbound route ha avuto esito positivo e funziona il Portec sia in ingresso che in uscita.